Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maxi maglia o poncho che io ho deciso di chiamare Morgana. Per quanto riguarda il filato, ho lavorato uno nuovo che mi è appena arrivato della Mistrico Filati, ossia il filato Alta Marea Color, in questo caso con il Lux. Vedo dal gomitolo si vede meglio, ma lo potete vedere anche qui quando lo indosso. È spettacolare, ha queste sfumature della terra che adoro. Dello stesso tipo, sia sempre con il Lux, ho anche un altro colore che è questo sfumato più classico e più elegante dello sfumato del grigio e del nero. Mentre sto per caricare sul sito, per quando uscirà questo video, dovrei averlo già fatto, i colori sempre dell'Alta Marea Color, però senza il Lux. Ve ne voglio mostrare quattro, ma ne ho veramente tantissimi, che sono questi qui. Come vedete, questo in alto è uguale a quello che ho utilizzato io, ma senza il Lux. E poi ci sono questi altri colori. Potrete scegliere quindi se realizzarlo con Lux o con meno. E nei colori del sfumato senza il Lux potete sbizzarrirvi da usare dei filati dalla sfumatura classica a delle sfumature molto più particolari, un po' come questa che sto usando io, che ho usato io. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 7 gomitoli. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 100 metri e ho usato l'uncinetto il numero 7. Per una taglia M vi occorrono 8 gomitoli, per una taglia L ve ne occorrono 10. Questo perché l'unico aumento che dovete andare a fare non è nelle braccia, perché come vedete sono belle larghe, ma per quanto riguarda la larghezza della maglia e del poncho, se lo volete fare largo quanto il mio. Se invece siete una taglia S, M o L e volete farla però più lunga, allora in quel caso, oltre a quello che vi ho già detto, aumentate di un ulteriore gomitolo. Io ho deciso di non farla molto lunga perché adesso lo sto indossando come un maglione, ma ho intenzione anche di metterlo verso il periodo di marzo sopra delle giacchette un po' più leggere, e quindi mi piace che sotto esca la giacca e anche sopra con il collettino e si veda poi il poncho sopra. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima. Sono quattro giri che si ripetono e danno vita a questo movimento ondulato, un po' arabesco, che mi piace tantissimo. Per la realizzazione si vanno a creare due rettangoli, uno sul davanti e uno sul dietro, che servono a realizzare appunto la larghezza della maglia. Poi, lavorando in tondo, quindi non più in giri di andata e ritorno, ma sempre quattro giri stiamo parlando, si va a realizzare la manica. Io l'ho fatta abbastanza lunga, vedete comunque mi arriva, però voi potete farla anche un po' più corta se non la volete così lunga, o anche un po' più lunga se invece volete che vi arrivino, diciamo, a metà mano. Quello comunque dipende ancora da voi. In quel caso, mi raccomando, state sempre attenti a prendere un gomitolo in più quando volete fare questo tipo di variazioni rispetto a me. Detto ciò, spero che anche questa creazione un po' più particolare del solito vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci troviamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Alta Marea Color, quella con il Lux. Vedete quante belle, che sfumature della terra ha. Lo trovo veramente molto bello. Lavorerò con l'uncinetto del numero 7. Andremo a fare due pezzi, uno per il davanti e uno per il dietro. Vi dico già che io per i pezzi avanti e dietro monterò 75 catenelle, mentre nel fare il campione ho montato 45 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 15, quindi mi raccomando, se dovete andare ad allargare i due rettangoli, e io vi consiglio per una taglia M di allargare di un solo motivo e per una taglia L due soli motivi, perché comunque lavoriamo con un uncinetto bello grande. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 15. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro giro base e andiamo a fare in questa maniera. Andiamo direttamente nella prima catenella e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro, quindi 5 catenelle, salto 2 catenelle e vado a fare nella terza una maglia bassa. Adesso devo andare a fare 3 archetti, scusate, 4 archetti di 3 catenelle, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa e sono a quota 3 archetti. Devo fare l'ultimo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. E adesso si ricomincia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si fa una maglia bassa. E di nuovo 4 archetti di 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. Vado a saltare 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. E bisogna fare questo per tutto il giro base. Terminiamo il giro base andando a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a saltare 2 maglie basse, nella terza facciamo una maglia bassa. E adesso andiamo a fare 2 archetti di 3 catenelle come abbiamo fatto all'inizio del giro. Quindi 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie basse, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Ho terminato così il mio giro base. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una e due. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo archetto di 3 catenelle, entro nel secondo e realizzo una maglia bassa. Questo che stiamo facendo adesso, partendo dalla maglia bassa, è quello che andremo a ripetere per tutto il giro. Prendo il filo, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo 8 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado nella catenella di 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto l'archetto successivo e vado direttamente dove ho la maglia bassa. Quindi vedete, salto questo archetto e vado direttamente dove ho la maglia bassa e realizzo 3 maglie alte. Una, rientro 2. Rientro 3, 2 catenelle, 1 e 2, salto un archetto e ricomincio da capo, quindi entro nel secondo archetto e vado a fare una maglia bassa. Mi ritrovo dove ho l'archetto di 5 catenelle e quindi vado a fare le mie 8 catenelle, 8 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto l'archetto successivo, vado dove ho la maglia bassa, quindi vedete, salto questo archetto e vado dove ho la maglia bassa e realizzo 3 maglie alte. Una, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi questo bisogna farlo per tutto il giro. Andiamo a terminare il giro. Salto un archetto, entro nel successivo e faccio una maglia bassa. Prendo il filo, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare le mie 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove avevo la maglia bassa iniziale e vado a fare 2 maglie alte. Una e 2. Ho terminato così il mio primo giro.
Secondo giro, vado dire o vi alzate con una catenella o fate come me, andiamo direttamente dove abbiamo la prima maglia bassa e la maglia alta e realizziamo una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia alta successiva, una catenella, prendo il filo, vado dove ho, salto la maglia bassa e vado direttamente dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la sesta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente dove ho le tre maglie basse e le tre maglie alte, scusate, e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi una, vado nella successiva 2, vado nella successiva 3, catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ottava maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte e realizzo tre maglie basse, una, successiva 2, successiva 3, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Terminiamo il secondo giro e andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda, catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la sesta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ottava maglia alta, catenella di separazione. Andiamo a terminare il giro facendo una maglia bassa su ciascuna delle due maglie alte, quindi una e una maglia bassa entrando nella terza catenella. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro, il secondo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare una maglia bassa sopra la prima maglia bassa, catenella di separazione e andiamo a fare di nuovo una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la sesta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ottava maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie basse, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ottava e ultima maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie basse e realizzo una maglia bassa all'interno della seconda maglia bassa, catenella di separazione. Bisogna fare questo per tutto il terzo giro. Vado a terminare il mio terzo giro andando a fare quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta separata da una catenella, quindi una catenella, seconda maglia alta, catenella, terza maglia alta, catenella, quarta maglia alta, catenella, quinta maglia alta, catenella,
sesta maglia alta, catenella, settima maglia alta, catenella di separazione, ottava maglia alta, catenella di separazione, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il terzo giro. Adesso andiamo a fare il quarto e ultimo giro. Quindi andiamo a fare 4 catenelle che sono la nostra maglia alta doppia, 2 catenelle, 3 catenelle di separazione. Vado nella seconda maglia catenella che mi separa la seconda dalla terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto un archetto, vado nel successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo andando a fare la maglia alta doppia. E si vanno a fare 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si salta un archetto e si va in quello successivo e si realizza una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, si va nell'archetto successivo e si realizza una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, si prende due volte il filo sull'uncinetto, si va dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta doppia. Ecco, abbiamo terminato così i nostri 4 giri e questa è la lavorazione che viene fuori. Ripetiamo un'altra volta il primo giro per farvi rivedere un attimo. Andiamo a fare quindi le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro e facciamo un'altra maglia alta. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo il secondo archetto di 3 catenelle, quindi saltiamo questo, andiamo a questo e facciamo una maglia bassa. Ci ritroviamo quindi nell'archetto di 5 catenelle e andiamo a fare le nostre 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Maglia bassa nell'archetto successivo. 2 catenelle, 1 e 2, si va nella maglia alta doppia e si vanno a fare le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi questo è il motivo che andiamo a fare. Vi ricordo che io ho montato 75 catenelle per i due pezzi, ne dovremo fare identici avanti e dietro. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. E poi andremo a cucire due pezzi avanti e indietro, ricordandovi che quando andrete a cucire le catenelle devono andare in alto e la lavorazione quindi verso il basso. Comunque io adesso vi farò sapere alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, quanto sono andata a cucire sulle spalle e poi andremo a fare anche le maniche. Allora, ho terminato i due pezzi, ho lavorato il motivo per 7 volte, quindi dall'alto verso il basso, ho ripetuto il motivo 7 volte e sono andata a fare due pezzi mettendo lo stesso numero di catenelle, ripetendo lo stesso numero di motivi. A questo punto sono andata a cucire le spalle e io sono andata a cucire per due motivi. Vedete qui ho, ecco, si vede bene, un motivo, quindi un altro, quindi dove abbiamo le 8 maglie alte, sono andata a cucire per due motivi da questo lato e due motivi da quest'altro lato. A questo punto sono andata poi a mettere i marcatori, per mettere i marcatori e fare le maniche. Per poter mettere i marcatori io ho contato 3 dei miei motivi a scendere, quindi 1, 2, 3, e nell'ultimo giro sono andata a mettere il marcatore sia davanti che dietro, stessa cosa da quest'altro lato, 1, 2, 3, e sono andata a mettere il marcatore sia avanti che dietro. E adesso possiamo andare a lavorare le nostre maniche. Allora, per fare le nostre maniche io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 7 e andiamo a lavorare sotto qui dove abbiamo il marcatore. Mi aggancio con l'uncinetto da entrambi i lati, sia avanti che dietro, e mi aggancio con il mio filo e vado a fare una maglia bassa e vado a fare
3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta orizzontale, scusatemi, la maglia bassa orizzontale, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta, nell'archetto tra la maglia alta e la maglia bassa, e vado a fare una maglia bassa. Dopo questi due archetti di 3 catenelle, ne vado a fare uno di 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Salto e vado dove ho la maglia bassa. Adesso di archetti di 3 catenelle ne dobbiamo fare 4, quindi quello che dovremo sempre andare a ripetere saranno 5 un archetto di 5 catenelle e 4 archetti di 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia tra la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto, la maglia alta doppia, e vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo, vado nella maglia alta orizzontale successiva e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, la maglia bassa orizzontale. Quindi ho fatto le mie 4 archetti di 3 catenelle. Mi giro ancora con la lavorazione, così lavoro meglio, e adesso andiamo a fare le nostre 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, e vado dove ho salto la maglia, le due maglie alte, vado qua nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo devo andare a fare 4 archetti di 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, vado nella maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa, la maglia alta, e faccio un archetto, una maglia bassa. 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa successiva e faccio un'altra maglia bassa. 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta doppia e faccio una maglia bassa. Quindi ho fatto le mie 4 maglie, 4 archetti di 3 catenelle. Continuo la lavorazione, scusatemi, giro per poter lavorare bene. E quindi vado a fare adesso le mie 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la maglia alta verticale e vado orizzontale e faccio una maglia bassa. Per finire il giro dobbiamo finire con 2 archetti di 3 catenelle, perché ne abbiamo fatti 2 iniziali. Quindi vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e vado direttamente dove avevo la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quindi ricordate, se avete lo scalfo più grande del mio, dovete ricordarvi di terminare il giro con 2 archetti di 3 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo dentro la maglia bassa e facciamo altre 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2. Saltiamo il primo archetto, entriamo nel secondo archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di 5 catenelle e realizziamo le nostre 8 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Maglia bassa nell'archetto successivo, 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo l'archetto successivo e andiamo dove abbiamo la maglia bassa e ricominciamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi adesso si ricontinua il giro come abbiamo sempre fatto, quindi 2 catenelle, si salta un archetto, si entra nel successivo e si fa una maglia bassa, si entra nel successivo e si fanno le 8 maglie alte. Continuiamo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, rientro dentro e vado a fare la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sulle successive 2 maglie alte, una catenella,
salto la maglia bassa e vado di nuovo a fare una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte del giro precedente, alternate però da una catenella. Quindi maglia alta e catenella, vado una seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta e la catenella, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta e la catenella, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta e la catenella, maglia alta successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta e la catenella, maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta e una catenella, maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta e catenella. Termino andando a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, una catenella e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa sopra ognuna delle tre maglie alte. 2 3, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, vado con una maglia bassissima dove ho la prima maglia bassa e adesso andiamo a fare il quarto e ultimo giro. Con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia bassa, rientro dentro e faccio una maglia bassa, catenella di separazione, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, e la catenella di separazione. Quindi vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta successiva e di nuovo catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione. Vado dove ho la seconda maglia alta, maglia bassa e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminare e poi come ricominciare il primo. Sto terminando il quarto giro, ho fatto la catenella, vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia bassissima. E adesso dobbiamo ricominciare dal primo giro, però adesso lo facciamo in maniera diversa rispetto a qui che abbiamo fatto maglie basse. Adesso invece faremo, come vi ricordate, come abbiamo lavorato il corpo della maglia, in maniera diversa. Quindi andiamo a fare 4 catenelle che sono la nostra maglia alta doppia, 2 catenelle, 3 catenelle di separazione. Vado nella seconda maglia catenella che mi separa la seconda dalla terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto un archetto, vado nel successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo andando a fare la maglia alta doppia. Quindi in realtà diciamo che i giri sono dal secondo al, questo vogliamo chiamarlo quinto, preferisco richiamare questo nuovo primo giro perché comunque noi termineremo la lavorazione con il quarto giro, quindi diciamo che questo è il nostro primo giro e poi si ricomincia dal secondo. Il primo giro lì è stato fatto in maniera diversa perché comunque avevamo una base diversa con cui lavorare, quindi adesso si ricomincia da capo, si vanno a fare nuove le 3 catenelle, si salta il primo archetto tra la prima e la seconda maglia alta, si entra dalla seconda e la terza e si fa la maglia bassa. Io adesso continuerò a lavorare, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro per la manica e poi andremo a realizzare anche l'altra manica e deciderò se fare qualche altro ritocco al poncio o se lasciarlo poi così come è venuto. Ho terminato la manica, ho lavorato per 6 volte il motivo, quindi adesso posso andare a fare l'altra manica e poi, come vi ho detto, se farò qualche altro aggiunto al poncio ve lo farò sapere, altrimenti il nostro poncio sarà terminato. Alla fine ho deciso di cucire anche sotto la manica i 2 pezzi. All'inizio li volevo far lasciare liberi in modo tale da avere il poncio più movimentato, la maglia poncio più movimentata, però poi mi sono accorta che mi dava un po' fastidio mentre parlavo e quindi ho deciso di andare a cucire, però voi potete anche non cucire e lasciare i 2 pezzi sotto liberi. Io invece, come vi ho detto, ho preferito in questo caso cucire. Quindi in questo modo il nostro poncio maglia è terminato.